tutti, io sono Luppa Bianca, l'avete letto a titolo e non sentito nei video precedenti, visto che ero, diciamo, più o meno una specie di letargo, invece influenza. Oggi è la vigilia di Halloween. Come speciale, ad ovviamente, devi fare, appunto, che racconto una della sagra dei film, che più o meno mi ha inquietato e non so se allo stesso tempo mi ha inquietato e mi ha interessato, ovvero il film di Sean. Che l'aveva sentito parlare, sapeva di cosa sto parlando, quindi iniziamo. La saga di Sean è nata soprattutto in Giappone e lì, prima di fare tutti i film, avevano creato, diciamo, più o meno due serie televisive. Anzi, una serie televisiva composta dalle puntate, che tra quelle più famose, quindi le prime, sono state la prima Takasumi e la seconda, diciamo un po' più abbreviato, 10 volte 4. I fantasmi che ci sono in questa serie sono sempre gli stessi che infestano, diciamo, tutti quanti i film, ovvero il bambino Toshio e la madre Taiko, che la storia che si è vista nel film, la morte di Taiko e Toshi fu stata dal marito da un attacco di rabbia, leggendo il diario della moglie, che lei confessava l'amore dell'insegnante del figlio. Quindi il marito uccise prima la moglie, dopo il figlio, e compreso il gatto di famiglia. Però nella casa si creò una maledizione. Prima di parlarvi di un'altra roba, diciamo che nella cultura giapponese esistono tutti questi, diciamo, spiritelli che si chiamano somigliano molto a Taiko, che hanno i capelli lunghi e scuri davanti al volto e una tunica bianca. Vi dico quello che avevo trovato, e si legge anche in un videogioco che avevo trovato. Maledizione formata da morto in preda a un forte rancore, se a crescere dal luogo frequentato dal defunto quando era ancora in vita, divenendo karma, ma coloro che ne entrano in contatto perdono la vita. Nasce così una nuova maledizione. Questi due spiriti sono morti, appunto, di una morte molto, come ho detto, è una morte, non so come spiegarlo, diciamo più dolorosa, e nello stesso tempo anche hanno trovato l'ira, quindi sono spiritali che non, diciamo che non hanno trovato spazio nello spirito. Quindi loro vagano per la casa, che sarebbe anche il punto dove sono stati nascosti. E infatti nei film che sono stati fatti in Giappone e in America, la casa, ogni volta che entrava qualcuno, veniva perseguitato dal fantasma di Toshio e della madre, finché non morivano. Però le morti, soprattutto dal secondo film creato in America, che sembravano di più, adesso che l'ho riguardato, sembravano di più visioni allucinose, perché adesso ve lo spiego, perché molte volte si inquadrava il buio, oppure proprio c'è una scena che si inquadra una maglietta bianca e una maglietta nera, e là si vede la sagoma di uno di loro. Quindi pensando una teoria che la casa avesse
qualsiasi beh, dipende anche dal dipende da fossero state soltanto allucinazioni, quindi sono allucinazioni, quindi tutti i casi che ci sono stati di morte lì fossero stati un suicidio per non avere più allucinazioni. Questa è stata una teoria che ho avuto in mente. Sono stato guardando l'ombre perché c'erano. Bene, oltre a fare fatto il film, avevano fatto anche i giochi che tra questi due che sono più o meno delle escape room, e tra questi che lo conosco molto bene da lo youtuber che è il primo youtuber che ho anche visto nella mia vita quando ho conosciuto YouTube, la FamiJ, quindi è il primo youtuber che ho visto, so che amo ancora. Io conosco molto bene il gioco da lui perché l'ho visto da lui. In effetti là è molto più diverso dal film. Cioè, hanno aggiunto alcune cose che non c'entravano tra i film, tipo il cantiere abbandonato e l'ufficio dello sovrignante che non c'entrava niente, tranne l'ospedale e la casa abbandonata del film, che erano appunto riferimenti al film. Ma bene, questo qua era scusate, questo è aiuto. Bene. Io concludo qui diciamo, lo speciale e i video. Spero che vi sia piaciuto e anche il riferimento che ho fatto con la lanterna, mi rivolte. Se vi sia piaciuto lasciate un commento mi piace, io vi aspetto lunedì, venerdì dalle 15 alle 20, tranne sabato e domenica perché è un giorno libero, attenzione perché potete uscire i video bonus. Bene, ho detto che sono stata male in questi giorni, adesso sto meglio, quindi ritorno a fare i video, spero. Bene, io mando un bacione al mio branco, ciao! E buon Halloween, ciao!